Sapete cosa sono questi? Sono composti di cellulosa. Sapete a cosa servono? A disegnare stupidaggini. Pensa un po' te. Ma pensa te, ma perché non disegniamo anche oggi quello che volete voi? Benvenuti bambini, che ricordo a tutti essere un meme chiamarvi bambini. So benissimo che il mio audience non è composto soprattutto da bambini, ma c'è chi ancora scrive nei commenti: ma perché ci chiami tutti bambini? Mica siamo tutti dei pompanti. Zitto! Se io dico che tu sei un bambino, tu sei un bambino. Hai capito? Comunque, andiamo a vedere proprio i commenti dei bambini che avete lasciato sull'ultimo post di YouTube in cui vi chiedevo appunto di fare, di suggerirmi le cose da disegnare di questa Bambino Edition! Bambino Edition che, essendo un meme ormai di questo canale, ho voluto appositamente fare dopo l'ultimo commento: ma perché ci chiami bambini? Nii. Oddio, 416 commenti, accidenti, attenzione, scommetto che ci saranno suggerimenti super complessi come gli ultimi. Dov'è il mio pennarello? Eccolo, pensa un po', già li vedo complessi, già li vedo molto complessi questi commentini qua, simpaticissimi. Phantom Kirito 3 o Kirit 03: un bambino apre la bocca, sopra la sua lingua c'è un bambino che vomita laser, il quale orizzontalmente finisce nella bocca di un altro bambino, sopra la lingua di un altro bambino. Ah, quindi sono due bambini dalla cui bocca escono bambini che si combattono con i laser, o che si sputano a vicenda laser, o che uno lo sputa e l'altro la mangia. Mi piace questa luce che c'ho proprio, perché sta tramontando il sole fuori letteralmente, quindi questa è la luce che vi beccate oggi. Può darsi che a un certo punto il video diventerà buio e voi buio lo guarderete. Quindi c'è un bambino che apre la bocca, qui ci sono le manine simpatiche e anche un po' deformi come tutti i bambini, che lo sappiamo che quando i bambini nascono hanno queste zampe un po' strane. Ok? Questo è un bambino come voi, pensate un po', con la magliettina, la t-shirtina, qua c'è l'orecchio. Lui apre la bocca e da sopra la sua lingua, eccola qua, mamma mia, grossa sta lingua, sbava pure la lingua del bambino, perché non ha il controllo della saliva proprio. Sembra un'anime il bambino, mi è venuto un po' anime, e va bene. Ok, il bambino è Deku di My Hero Academia, a quanto pare. Non l'ho deciso io, ma la mia testa. Sopra questa lingua c'è un altro bambino, bello seduto così. Guardate quanto è carino, maglietta, pantaloni, che deve sputare raggi laser. Allora, facciamo i capelli tipo la Bart Simpson, così è easy. Wow! E sta sputando. Cosa? I raggi laser. Ma prima vado dall'altro lato a fare chi accoglierà il raggio laser. Quindi un altro bambino con un mento un po' strano e con un naso aquilino, con i capelli a caschetto, che più che bambino sembra ormai un adulto nel corpo di un bambino, che è molto contento di prendere tutto questo laser in bocca. D'altronde, a chi non piace prendere il laser in bocca, che sia laser, mi raccomando, nient'altro, a meno che non sia commestibile. E quest'altro bambino risiede sulla lingua di un altro bambino con un dente solo, un altro bambino che sta qui appoggiato a sua volta per terra con un po' di panzetta, perché no, perché ogni tanto tutti non possono essere in forma, no? È sdraiato in una posizione quasi aulica con un perizomino appena. Sarà un bambino riccio. Olè. E questo la sparà il laser in bocca a quest'altro. Più che laser sembra qualcos'altro. Mio Dio, mi sta vomitando in bocca. Ok, dobbiamo un attimo chiarire la situazione. Arrossiamo questa cosa qui, così almeno che sembri laser, se non almeno sangue. Sta vomitando. Sai quando si dice ti prendesse uno sbocco di sangue, no? È questo praticamente. Succede più o meno ai bambini di età inferiore ai 6 anni. E questo lo firmiamo. Secondo me, solo per lo sbocco di sangue laser, questo disegno qui parte da 8.999. Il 999 è utile per ingannare, no? Sai, il marketing cattivo, un po' violento. E mi sembra che questo primo disegno sia di ottima fattura, quindi io lo metto qui con cura, qui, insieme agli altri, e passiamo al prossimo. Il prossimo commento con più mi piace lo lascia Nicolò Caggiari,
Occaggiari, scusa se non pronuncio bene il tuo cognome, io non lo so, ho dei problemi di dizione a quanto pare a volte. Un bambino grasso che al posto dei capelli ha un casco di banane e vive su una nuvola a forma di panino alla mortadella, mentre delle scimmie alate gli portano dell'uva aliena e marcia. Ah raga, adesso parliamone, però fatele meno complicate, perché sennò io per un disegno ci perdo 20 minuti, Cristo santo. Allora, questo è un bambino che al posto dei capelli c'è un casco di banane. Bene, quindi questo è il mio bambino. Lo facciamo tipo Adventure Time, così. Un visetto carino. E dobbiamo fare un bel casco di banane, che sembrano già un po' i capelli di Goku, letteralmente. Guarda te quante banane che c'ho in testa. E non solo, sapessi dove altro io porto le banane. Pensa un po', lo vuoi scoprire per caso? Che poi magari voi non lo sapete perché è gossip internazionale, ma c'è tipo un presentatore che ci ha provato con Katy Perry dicendo: hai una mamma f***a? E lei ha detto: beh, si spera che la mela non cadi lontano dall'albero. E lui, ha ha ha, questo fuori onda, dal programma. E lui le dice: tu non hai bambini, vero? Li vuoi? Ne vogliamo parlare? Così ci ha provato. Un vero uomo o un molestatore seriale? Non lo sapremo mai. Comunque, questo bambino vive su un panino nuvola, ok? Quindi innanzitutto è nudo perché tutti i bambini non hanno bisogno di vestiti. Quindi un panino nuvoletta. Guarda com'è morbida la mia casetta, che è un panino nuvoletta. E qua c'è la mortazza che esce fuori al paninazzo. La mortazza, guarda che mortazza che te fo. E qui c'è un'altra nuvoletta che va a chiudere il panino, signori. E poi ci devono essere le signore scimmie, che sono quelle che portano da mangiare. Sono delle scimmiette alate che portano della frutta aliena in marcia. In realtà è uva, però come faccio a far capire che dell'uva è aliena? Forse perché è strana, sono tipo occhi. Padrone, abbiamo portato l'uva aliena in marcia, pensi lei. Questo bel grappoletto d'uva aliena. Guardate che simpatica scimmietta. Avete mai disegnato una scimmietta più carina di questa? Ne dubito fortemente. Solo per la scimmia, che faccio solo una perché sennò qui sto troppo tempo per un disegno. Questo, la scimmia da sola, se la ritagliassi, sono 1100 euro, ok? Il casco di banane sono altri 300. La firma peone sono altri 2000. La nuvoletta 500 euro, tranquilla. Fanno 3000 e 900 euro totale, contando le tasse peosiche, sale a 11.000 euro. Quindi questo è il valore definitivo di questo mitico disegno. Chi lo vuole si può mettere in coda. So che sono dei pezzi rari, difficili da ottenere, ma voi continuate a stare lì a fare la fila, che prima o poi riuscirete ad accaparrarvi un pezzo simile dal valore inestimabile, lasciatemelo dire. Ma adesso il prossimo commento è di un ragazzo che si chiama Agno. Agno, un bambino boss mafioso. Vedete? Semplice, carino, sintetico. Quindi Agno, io ti faccio il tuo bambino boss mafioso, che non sarà soltanto un bambino, sarà proprio un bebè. Un bebè con gli occhietti sempre Adventure Time, che ormai ci siamo, quello. Un solo capello. Quanto è carino, mi piace già come è venuto. Ci avrà il baffetto, che non sembra neanche un baffetto questo, però vabbè, sembra un po' la barba questa, diciamo di sì. Camicia e cravatta, signori, per il boss mafioso, il bambino boss mafioso, che lui è molto contento di essere mafioso, quindi apre le mani, giacca a righe, un bel gessato. Con questa mano fa il ditino medio, perché lui ce l'ha col mondo che non gli paga il pizzo. Carinissimo questo bambino. Io direi che per ora questo è il disegno più bello mai fatto dal Peo qui. E sì, lui ha un gatto tipico dello stereotipo da mafioso hollywoodiano, un gatto che è più grande di lui tra un po', che dorme sempre e sbava, perché sì, e questo penso sia quanto. E mi sta finendo il pennarello, accidenti. Firma questo bambino mafioso qui. Per questo bambino mafioso dovete pagare tutti e 100 euro a testa. Quanti iscritti siamo? 75.000? Con 750.000 euro secondo me ci può stare. 100 euro a testa, capito? Peo vi protegge, state tranquilli. È il minimo che potete fare per la causa, ok?
Ma adesso passiamo al prossimo, che non so neanche se sarà l'ultimo oppure no, questo ancora non l'ho deciso. Dipende se il pennarello mi abbandonerà o meno. Un bambino decapitato. C'avete dei problemi voi? Questo già lo sapevo, che non siete persone sane, se no non stareste qui a seguirmi, che sono meno sano di voi probabilmente, ma... MentexTM suggerisce un bambino decapitato che spruzza al posto del sangue una macchia di arcobaleni con al suo interno dei carlini. Hai capito? Quindi qui c'è un bambino che non ci avrà la testa. Sarà stato appunto decapitato. Eccola lì. Mi fa il pollice in su perché quello che voi schiaccerete in questo preciso momento, mostrerete un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, mentre che vedete questo disegno di questo bambino che vi chiede il mi piace nonostante sia stato decapitato, trova le forze per chiedere il mi piace. E invece del sangue, questo sangue diventa magicamente un arcobaleno. L'arcobaleno con al suo interno dei carlini. Quindi il carlino, come diavolo, come si disegna un carlino? Sapete che non ho mai disegnato un carlino. Qui c'è il carlino con la linguetta di fuori, gli occhietti, le orecchiette carinissime. Questa è un po' all'insù. Guarda quanto è simpatico, mio Dio. Sembra un salcicciotto proprio. Mi diverto più io che voi. Voi non lo sapete quanto a me serva un momento del genere una volta a settimana. Cazzare con i disegni, si può? Io può. Tanto un video che porto una volta a settimana potrò farlo, permettermelo. C'è un altro carlino che viene fuori così. Qui facciamo che un carlino si è schiantato a terra proprio perché è arrivato alla fine dell'arcobaleno e fa pure una puzzetta, pensate! E questo ricordiamoci che è un arcobaleno e mi devo ricordare per la prossima settimana di comprare un altro pennarello perché questo non scrive praticamente più, ma è sufficiente per la firma, signori, e per definire, secondo me, il prezzo inestimabile di questa opera d'arte, letteralmente, perché ogni carlino da solo, secondo me, sta intorno ai 5.100 euro per carlino. Il mi piace sottointeso sono 500 euro, ogni capezzolino sono 100 euro. Sì, lo so che sono due punti, papà, ma hanno il suo valore. Più tante altre cose, quindi facciamo subito 100.000. 100.000 euro, so che questo pezzo andrà a ruba immediatamente, perché so che voi vi aspettavate almeno 1.000.000, ma voglio rovinarmi io per questo pezzo incredibile. 100.000 è regalato, bambini, questo è regalato proprio, lo capite o no? È così regalato che lo metterò qua al sicuro, qui proprio, lì starà bene, ve lo prometto. Bambini, ciao, woo! vi dà fastidio che faccio così, che chiamo tutti bambini anche se so che non lo siete? Vi dà fastidio? Ciao bambini! Ok, facciamola finita, perché dopo un po' cringio anche da solo, nel senso pesa anche a me fare troppo lo stupido, ma se vi è piaciuto questo video mi raccomando mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, yeah. Se vuoi supportarmi ed aiutarmi, link delle magliette con questo logo strafico in descrizione, ma soprattutto non ti scordare che hai appena visto Electric. こんにちは。ありがとう。こんにちは。こわいい。こんにちは。ありがとう。こんにちは。こわいい。こんにちは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 。こん